abbiamo visto i festeggiamenti, la gioia. Qual è il tuo primo pensiero adesso, ecco, ripensando a tutto quello che avete vissuto nella stagione? Da inizio anno abbiamo visto comunque, abbiamo sofferto molto e adesso arrivare praticamente abbiamo vinto il campionato, molta gioia da parte di tutto, molto sacrificio e comunque adesso come possiamo dire siamo molto più liberi e penso andremo a Perugia con molta più spensieratezza. La tua stagione è stata un crescendo, pian piano sei entrato nelle rotazioni di Mister Sanderra. Ecco, qual è stato il momento in cui effettivamente hai notato che potevi diventare importante per questa squadra? Dopo il Regina, però la conferma l'ha data dopo il Cosenza quando ho fatto gol. Lì poi sono entrato nell'ottica del mister, ho sempre dato di più e poi mi sono guadagnato il posto da titolare. E qual è il ruolo in cui ti senti di poter esprimere il massimo? Ecco, ti senti effettivamente targato per il 4-3-3 o magari più che altro? Perché so, ti avevo visto anche che avevi fatto altri ruoli nelle altre gare. Quindi ecco, qual è il ruolo secondo te che ti fa esprimere meglio? Penso sia la mezzala, appunto, mette il mister, però pure l'esterno comunque non faccio male. Comunque il reparto di centrocampo lo riesco a gestire bene. Nel giro di pochi mesi ti sei preso la titolarità e adesso anche la prima Leone. Quanto ti senti soddisfatto e quale sarà il tuo approccio alla prossima stagione? Sono molto soddisfatto e l'approccio comunque sarà sempre al massimo, come appunto quest'anno, e penseremo a fare bene pure il prossimo anno in Primavera 1. A livello di squadra, affrontando l'Atalanta, l'Inter, la Roma, ecco, in cosa deve crescere la Lazio? Dobbiamo crescere comunque sull'aspetto di riconquista della palla e penso mentale non ci sia da parlare perché mentalmente siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato in questi mesi, quindi certo ci sono alcune lacune che dobbiamo migliorare, come penso sia normale, non siamo perfetti. E questo poi ci penserà il mister, lo staff tecnico. Magari anche la Youth League, Sì, sarebbe bello giocare. magari, bellissimo. Grazie.